Quarto giorno di camminare attraverso le Alpi 3 con Jimmy Basilotta, che è con noi in frequenza. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Ciao Jimmy. Ciao a tutti, vi chiamo da Vernante questa sera. Come vi siete comportati oggi, insomma? Cosa avete fatto? Ma oggi è una giornata di riposo, dopo la tirata di ieri sul Colle della Lombarda e ridiscesa. Diciamo che ci voleva un momento di pausa, tanto più che appunto dovevamo trasferirci su Vernante, che sarebbe stato in tutto il nostro percorso praticamente la penultima tappa, quella che poi appunto domani ci porterà a Cuneo. E allora, avendo accorciato il nostro viaggio, abbiamo fatto una giornata di trasferimento, ci siamo trasferiti con gli asini, con tutti quanti i zaini e il nostro materiale, con un mezzo ovviamente, siamo venuti giù con un mezzo fino a Vernante, e siamo arrivati nel primo pomeriggio qui a Vernante. Abbiamo fatto un giro così per vedere gli effetti dell'alluvione, che qui sono stati sicuramente meno drammatici, ma comunque i segni si vedono anche qui dell'acqua che è passata. Insomma, le considerazioni sono di quanto l'acqua possa davvero essere irruente e potente da travolgere qualsiasi cosa. No, uno non ci pensa mai quando beve un bicchiere d'acqua, ma davvero ha una potenza e una forza che non riesce a immaginare. Poi, vedendone i risultati, ti rendi conto. E qui è stato veramente la coda dell'alluvione, mentre abbiamo visto le immagini di Limone. Infatti il pensiero a Limone, insomma, proprio vicino a noi, nel nostro territorio, l'abbiamo avuto tutto il giorno. Però volevamo davvero non perdere quest'ultima tappa, perché in qualche modo era davvero mettere questo atto di solidarietà che abbiamo cercato di fare con questi incontri anche in questo territorio che è stato per noi quello più colpito. E niente, però nell'insieme è stata proprio una giornata di puro riposo. Abbiamo fatto un giro per Vernante, abbiamo anche fatto le calde arroste, perché il nostro mulattiere Luciano Heller ha portato focolare e castagne, e così ci siamo messi. Che bontà! Esatto, ai margini di un bosco vicino alla Turusela, e oggi pomeriggio abbiamo mangiato le prime calde arroste dell'anno. Che bello! E niente, invece abbiamo lanciato a tutti l'invito, lo faccio anche adesso sulle vostre onde radio, a venire domani, se avete voglia, a fare un pezzo di cammino con noi. Se non tutto, noi partiamo alle 7:30 dal comune di Vernante, però poi saremo intorno all'1 all'imbocco del parco fluviale, all'altezza di Borgo, subito oltre Borgo, sul lato Gesso, e scenderemo giù per il parco fluviale, per poi salire dal Santuario degli Angeli e scendere giù per il Viale degli Angeli fino di nuovo a ritornare al comune. Quindi chi vuole aggregarsi o venire alla partenza o aggregarsi lungo il percorso, non ha che da aspettarci. Noi sicuramente passiamo e può venire con noi per fare l'ultimo tratto di strada. Sarebbe molto bello essere in tanti, ecco, per questo ultimo tratto, anche proprio col senso di questo percorso, che voleva essere un percorso di solidarietà con chi in questo momento non può pensare ad altro che a rimettere in sesto quelli che sono stati le devastazioni in questi giorni. E proprio per questo io oggi ho una storia che è una storia un po' triste. Stavo proprio per chiedertela. È una storia d'amore triste che ha a che fare con Limone, quantomeno col territorio di Limone. In particolare a che fare con la Rocca dell'Abisso, che peraltro è una montagna che penso che per un po' di tempo non sarà così facile poter raggiungere. E è una storia antica. Si racconta, siamo nel Medioevo, che in un castello minore vicino a Tende vivesse Elvira. Era la figlia unica di un barone che era un vassallo dei Lascaris. Elvira era innamorata di un giovane, un cavaliere valoroso che si chiamava Alceste. Il matrimonio tra i due sembrava ormai una cosa fatta, ma il padre, il barone,
a un certo punto dice: sposerai mia figlia solo se potrai assolvere a un compito difficile. E la prova era salire sulla rocca dell'Abisso, che allora era una montagna assolutamente inaccessibile, per raccogliere le stelle alpine che sarebbero servite per fare la corona nuziale di Elvira. E Alceste, che era innamoratissimo di Elvira, parte immediatamente alla volta della rocca dell'Abisso e per cogliere i fiori che appunto gli erano stati richiesti. E così sulla rocca dell'Abisso cerca e raccoglie i fiori, ma era così difficile salire lì che più volte cadeva, si feriva, e però continuò a cercare le stelle alpine per 3 giorni e 3 notti. Se non che la ragazza Elvira, non vedendo più tornare il suo innamorato, a un certo punto decide di andare anche lei in perquisizione a cercarlo, e così, senza farsi accorgere del padre, parte insieme a 2 scudieri. Quando Elvira con i 2 scudieri giungono alla rocca dell'Abisso, vedono i segni del passaggio di Alceste e così cominciano a salire su per la vetta della montagna. Ma a metà cammino, a un certo punto, ecco che la montagna si oscura, le nuvole la avvolgono, tuoni, vento, fulmini, nebbia e pioggia iniziano a cadere sulla montagna, e il temporale diventa sempre più forte, e quindi i 3 desistono dal salire sulla vetta della montagna, ma a un certo punto una folata di vento più forte carpisce Elvira, che viene spinta dentro il ventre dell'Abisso e cade e muore, proprio nello stesso momento in cui Alceste faceva ritorno al castello, ferito, stanco, ma con in mano la corona per le stelle alpine che sarebbe servita per il matrimonio. Mamma mia, macabra questa storia. È una storia triste, una storia tristissima. Di un amore impossibile, però, come dire, sta anche un po' nel clima di questi giorni. Sì, no? Sì, assolutamente. Che c'è stata negli eventi tristi di qualche tempo fa, quando anche c'è stata una ragazza che è caduta dalla rocca dell'Abisso. Sì, Camilla. Ci è sembrata proprio una storia che potesse in qualche modo tenere una riflessione su questo momento, che non è un momento facile. Assolutamente. Jimmy, io a questo punto ti do appuntamento domani per l'ultima tappa, per la nostra ultima diretta da viaggio. E certo, e la facciamo proprio all'arrivo. All'arrivo, sì. Arriveremo, penso, una mezz'oretta prima di quando facciamo il collegamento, insomma, tra le 5 e le 6 di sera saremo a Cuneo, quindi possiamo qui fare un collegamento a questo punto da fermi, finalmente a casa. Finalmente. Grazie Jimmy, grazie di tutto. Grazie a voi sempre per lo spazio che ci date, e un saluto a tutti e rinnovo l'invito a chi vuole venire a camminare con noi. Ciao Jimmy, a domani. A domani, grazie.